Salve e benvenuti al mio secondo vlog. In questo mese sono successe tantissime cose, ma vediamo di partire dal principio. Allora, intanto ho partecipato al torneo di Street Fighter 4 a Garbanino Party e purtroppo non ho vinto perché sono andato contro un avversario che si è meritato veramente la vittoria. Ho vinto i primi due round 3-0 perché erano al meglio di 5 e poi ho perso contro Artigatto, che saluto, 3-1. Per chi fosse interessato a vedere la partita, Losen mi ha ripreso con l'iPhone e appena lo vedo mi faccio passare il video. Nonostante questo è stata una stupenda serata, abbiamo mangiato tantissimo, devo dire, stavo scoppiando. Un complimento va anche ai Banana Split che hanno suonato benissimo e ovviamente al mio amico Dario Moccia per l'organizzazione. Per quanto riguarda invece le novità dal punto di vista videoludico, c'è stato da poco l'E3 a Los Angeles. Ecco appunto che vi volevo parlare delle mie impressioni a caldo. La prima conferenza, ovvero quella Microsoft, non è che mi ha colpito molto. Mi sono piaciuti solo due giochi che hanno fatto vedere. Uno di questi è stato Rise, un gioco che vi propone le battaglie romane. Come stile di combattimento ricorda molto gli hack and slash stile God of War, anche se molto più realistico. Almeno non abbiamo le lame del caos, affettiamo nemici così. L'unica cosa che ho notato che non mi è piaciuta sono i quick time event per ogni nemico. Cioè, nel senso, per finire un nemico l'azione tutte le volte si blocca e ci viene chiesto di premere un tasto per ucciderlo. Questo secondo me blocca molto l'azione durante il gioco, invece dovrebbe essere molto più fluida. Vabbè, ma questa è una mia opinione. L'altro gioco che mi ha colpito invece è stato Project Spark. In pratica è un sandbox dove noi ci creiamo il livello, il mondo, e poi ci proponiamo noi stessi le nostre sfide. In parole semplici, costruiamo prima il nostro villaggio, facciamo le nostre difese, e poi costruiamo il villaggio dei nemici che a loro volta attaccheranno il nostro villaggio e noi dovremo difendere. Poi ho visto la conferenza EA, sono rimasto veramente colpito da NBA Live 2014 per come hanno riprodotto i movimenti realistici dei giocatori. Purtroppo non ho visto la conferenza Ubisoft, anche se sinceramente quasi tutti i giochi che hanno presentato li avevo già visti. Per esempio, l'unico che mi interessava vedere era Watch Dogs, ma sinceramente, avendolo già visto in anteprima alla conferenza della Sony dove presentarono la PlayStation 4, non è che mi sia perso poi più di tanto. Mi sono guardato invece il giorno dopo la conferenza della Sony, anche perché la davano alle 3 di notte e io sinceramente alle 2 ero già a letto. Sony, secondo me, ha vinto, diciamo, la console wars della prossima generazione, perché oltre a costare 100 euro meno, non ha messo il blocco degli usati e non richiede la connessione a internet ogni 24 ore. L'unica cosa che ha fatto storgere un po' il naso alla gente è stato l'annuncio, diciamo, occulto del fatto che è necessario avere un abbonamento PlayStation Plus per giocare multiplayer online. Ma a me la cosa non mi tange perché ce l'ho di già e anzi ve lo consiglio perché è veramente un affare. Ovviamente la Sony ha presentato moltissimi nuovi titoli, come per esempio il più atteso di tutti in assoluto, Kingdom Hearts 3. È stato anche presentato Final Fantasy Versus 13, che si è trasformato in Final Fantasy 15, e devo dire che io sono un amante dei vecchi Final Fantasy e a me non mi piace le battaglie tutte frenetiche, cioè io preferisco quelle a turno in stile Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8. Anche se, per l'amor del cielo, a me Kingdom Hearts 1 e 2 mi piacciono moltissimo. Ultima, ma non meno importante, la conferenza Nintendo. Le console, vabbè, sono già uscite quelle, diciamo, della nuova generazione, e per questo hanno presentato solamente giochi. Hanno presentato un nuovo Mario 3D che, insomma, non è che mi ispirasse più di tanto, soprattutto perché sono rimasto sdubbiato da Super Mario 3D Land, mentre mi ha colpito molto Zelda Wind Waker rifatto in HD. Ora, io sinceramente non ho mai giocato al Wind Waker. Questa può essere una buona occasione per rigiocarselo. Ovviamente poi ci sono stati i mega titoli che tutti si aspettavano e ovviamente hanno accontentato la maggior parte degli amanti Nintendo.
ovvero Donkey Kong, Pokémon e Super Smash Bros. Partiamo dal primo. In pratica riprende le stesse meccaniche dei soliti Donkey Kong Country, però le mettono in una atmosfera più cupa, più dark. Inoltre hanno messo la novità che la telecamera durante il gioco si sposta e si incentra sull'azione, invece di essere sempre in 2D come è sempre stato. Passiamo invece a Pokémon, che ovviamente è il gioco più atteso del 2013 dai fan Nintendo ovviamente. Ci sono tantissime novità, come per esempio, vabbè, a parte la solita mandata di nuovi Pokémon, per esempio c'è Poké Ami, mi pare si chiama, dove noi possiamo interagire faccia a faccia con il nostro Pokémon, per esempio accarezzarlo o dandogli del cibo. Io credo di prendermi sia l'X che l'Y. Infine esce per Wii U e 3DS Super Smash Bros. Sono sempre stato un amante di Super Smash Bros. Ho iniziato con il Melee e poi ho acquistato anche il Brawl. Mi manca solo il primo, quello per il Nintendo 64. Però sono rimasto molto colpito da questo, perché oltre a una veste grafica rinnovata, ho visto che hanno aggiunto dei personaggi che, pur essendo abbastanza vecchi come Mega Man e l'abitante di Animal Crossing, non erano mai stati presi in considerazione. Speriamo di trovarsi nuovi personaggi, nuove sorprese e di divertirsi. Bene, direi che questo vlog è giunto al termine. Ci rivediamo con un nuovo video che sto già facendo, che parlerà della maturità, non vi posso dire altro. E poi farò insieme all'Ocean, se il tempo ce lo concede, una recensione sul titolone che sta per uscire tra pochissimi giorni, ovvero The Last of Us. Bene, questo è tutto, vi saluto, vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale e di mettere mi piace alla pagina Vedo Draghi di Skyrim, gestita da me, Lucien e da un altro ragazzo che si è appena aggiunto, Simone Stark, e sembra promettere molto bene. Bene, questo è tutto, al prossimo vlog!